Nelle ultime ore, un video pubblicato su Instagram ha scatenato una valanga di discussioni tra i fan del Grande Fratello VIP 8. Il video ritrae Paolo Masella e Letizia Pretis mentre ballano al compleanno di lei, festeggiato al Samsara di Riccione. Ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato un momento molto particolare. Paolo tenta di baciare Letizia durante il ballo, ma lei si sposta prontamente, evitando così il contatto. Questo gesto ha suscitato numerose critiche e sollevato dubbi sulla sincerità del loro rapporto. Un amore nato gradualmente. La relazione tra Paolo e Letizia è nata lentamente durante il loro periodo nella casa del Grande Fratello. Anche se i due hanno mostrato segni di affetto, non hanno mai dato vita a grandi slanci emotivi, mantenendo una certa riservatezza, soprattutto Letizia. Questo comportamento ha portato molti spettatori a etichettarla come calcolatrice e manipolatrice, suggerendo che stesse usando Paolo per ottenere maggiore visibilità e fama all'interno del programma. Il compleanno di Letizia è stato un evento significativo, con la presenza di molti ex concorrenti del Grande Fratello, ad eccezione di Giuseppe Garibaldi e Alessio Falsone. Alessio ha evitato l'incontro con Anita Olivieri dopo la loro recente rottura. Questa assenza ha sollevato ulteriori speculazioni, con alcuni che paragonano la coppia di Letizia e Paolo a quella di Anita e Alessio, suggerendo che anche Letizia e Paolo potrebbero essere vicini alla rottura. In una recente intervista con Grembo, Letizia ha parlato della sua relazione passata e del suo attuale stato sentimentale. Ha rivelato di aver interrotto i rapporti con il suo ex, dicendo: "Se ho riparlato con il mio ex dopo la fine del Grande Fratello? Questa cosa non l'ho mai detta a nessuno, a nessun giornalista. La cosa più sensata era vedersi, parlarsi e chiarire la situazione. Quando sono uscita mi è stato detto che lui non aveva piacere di vedermi e ho rispettato la sua scelta. Così sono andata avanti con la mia vita e sono felice delle mie scelte e della persona che ho al mio fianco. Però a mente lucida, dopo un mese e mezzo che sono uscita mi sono fatta sentire, ma non ci siamo visti. Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto. La cosa non è fresca, ma non è ancora il momento." Queste parole hanno alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo rapporto con Paolo, con molti che si chiedono se la relazione sia veramente sincera. Letizia ha anche parlato del suo rapporto con Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini, ammettendo di non avere più alcun contatto con entrambi. Si è sentita ferita dalle parole di Beatrice, che durante il programma aveva espresso dubbi sulla veridicità del rapporto tra Letizia e Paolo. Nonostante un tentativo di riavvicinamento all'interno della casa, una volta fuori, le due non sono riuscite a ricostruire alcun tipo di relazione. Il gesto di Letizia al compleanno, unito alle sue dichiarazioni, ha alimentato le critiche di chi non ha mai creduto alla storia d'amore tra lei e Paolo. Molti spettatori e fan del programma ritengono che Letizia stia usando Paolo per fini personali, e il fatto che abbia evitato il bacio al compleanno sembra confermare questi sospetti. Beatrice Luzzi, che aveva già sollevato dubbi sulla loro relazione, potrebbe presto fare ulteriori commenti sulla situazione. Il pubblico è diviso. Da una parte ci sono quelli che credono in una vera storia d'amore, dall'altra quelli che vedono solo una strategia per ottenere visibilità.